Buonasera con le notizie di oggi, giovedì 1 settembre. Sono stati consegnati i lavori per riqualificare il parco delle Terme di Sciacca. L'intervento viene effettuato con l'importo di 500.000 di euro finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e avranno una durata di 4 mesi. Per l'amministrazione comunale si tratta di un'opera che rimette in vita una parte del patrimonio termale in attesa che produca effetti positivi l'avviso per la manifestazione di interesse della Cassa Depositi e Prestiti di cui si è parlato in questi giorni. L'iniziativa congiunta dei giorni scorsi a Palermo del sindaco Fabio Termine e del presidente del Consiglio Comunale Ignazio Messina sulle Terme viene giudicata molto positiva dal segretario della Camera del Lavoro Franco Zammuto. Maggioranza e opposizione insieme per gli interessi della città, afferma Zammuto. Questo è un fatto storico, speriamo che su temi di fondamentale importanza per la città e per i cittadini si continui con questo accordo. Niente confronto all'americana dei 7 candidati alla presidenza della regione siciliana. Lo staff del candidato del centrodestra Renato Schifani ha fatto sapere a chi voleva fare il confronto e li ha contattati che il presidente Schifani accetta soltanto inviti ad eventi in cui potrà confrontarsi con associazioni e categorie senza la presenza di altri sfidanti. La stessa risposta è arrivata da Caterina Chinnici, mentre tutti gli altri, Catero De Luca, Nuccio Di Paola e Gaetano Armao, si sono detti disponibili. Il Meridione non può reggere l'onda d'urto dei rincari energetici. Qui rischia di saltare l'intero sistema sociale, famiglie e imprese. Gli imprenditori del Sud rilanciano l'eco dell'urlo di dolore partito ieri dalle imprese del Nord. L'allarme è stato lanciato da Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia, che ha parlato a nome di tutte le 8 Confindustrie del Mezzogiorno. Tutto è pronto per la 9ª edizione di Azzurro Food, il festival dedicato agli amanti della buona cucina, con un programma da domani sera e fino al 4 settembre ricco di eventi, degustazioni, talk show, show cooking, musica e spettacolo. La manifestazione si svolgerà in Piazza Scandaliato e in Piazza Duomo, previste anche 3 serate di spettacolo: domani sera il cabaret di Giovanni Cacioppo, poi il concerto di Shade e a concludere domenica il ritmo dei Medea. Ancora appuntamenti del fine settimana: domani sera torna al Resort Buone Vacanze di Capo San Marco l'appuntamento con San Marco Restart 2022, il salotto letterario a bordo piscina con cui il Comitato Provinciale ASI e la struttura turistica abbinano il turismo a cultura e arte. Sarà ospite di questo nuovo appuntamento, domani sera a partire dalle ore 19, lo scrittore Enzo Randazzo, che presenterà il suo libro Scrivere mi è sempre piaciuto. È tutto, grazie, buona serata, restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.